time. I was everything and nothing all in one. When you found me, I was feeling like a cloud across the sun. How you light up every second of the day. But in the moonlight, you just shine like a beacon on the bay. And I can't explain, but it's something. Dopo la notizia che si è diffusa in un battibaleno, tutti si sono espressi con parole di gratitudine. Un uomo, un politico che ha combattuto per il bene della sua città e per l'intero Abruzzo. Avrebbe compiuto 85 anni nel prossimo mese di novembre, ma una terribile malattia che si portava dietro da qualche anno, di cui non lasciava trasparire alcun segno del suo dolore, celando ogni cosa dietro il suo sorriso, così dolce, così sereno, così tranquillo. Gran governatore emerito dell'Abruzzo, ha cominciato presto ad appassionarsi di politica, da consigliere comunale nella sua città, poi nel 1994 fu eletto deputato nelle file del Movimento Sociale Italiano e confermato nel 1996 con Alleanza Nazionale. Siamo arrivati all'anno della sua elezione a governatore della regione Abruzzo nel 2000 con la Casa delle Libertà guidato da Silvio Berlusconi, poi passò all'opposizione con il presidente Del Turco. Con la caduta di Ottaviano Del Turco nel 2008 lasciò la politica per ritornare nel suo lavoro, nel suo ufficio di dottore commercialista a Chieti Scalo. Da dire che era un grande amico di Nicola Cucullo, l'ex sindaco di Chieti. A mobilitarsi per sbrigare tutte le pratiche è stato il consigliere regionale Mauro Febo, un grande amico dell'ex governatore insieme al suo papà. Tanti ieri hanno accompagnato per l'ultimo viaggio l'emerito governatore dalla sala consigliare della provincia, dove era stata allestita la Camera Ardente, dove per tutta la giornata di lunedì hanno fatto la fila per dargli l'ultimo saluto e salutare la moglie signora Maria ed i tre figli Elvira, Carolina e Giancarlo. La salma si è mossa per via Maruccino fino a piazza San Giustino in cattedrale, qui ancora amici e parenti ad aspettarlo per il rito funebre, che è stato officiato da Don Nerio di Sipio, coadiuvato da Don Michelangelo. Tanti politici presenti sulla panca in prima fila con il governatore D'Alfonso, il consigliere regionale Mauro Febo, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, il prefetto Antonio Corona, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio, il presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo, il neosenatore Nazario Pagano, il sindaco di Navelli Paolo Federico, l'ex senatore Antonio Razzi, il neodeputato Camillo D'Alessandro, l'assessore alla sanità Regione Abruzzo Silvio Paolucci, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il senatore Alfonso Mascitelli, il capogruppo regionale consigliere Lorenzo Sospiri, l'ex consigliere regionale Abruzzo Antonio Menna, l'ex consigliere Antonio Norante, Massimo Desiati, ex assessore regionale, onorevole Fabrizio Di Stefano e Giancarlo Zappacosta.
Prima della benedizione, Don Erio ha invitato i presenti a ricordare la figura dell'ex onorevole governatore Giovanni Pace. Sul pulpito il governatore, oggi senatore della Repubblica, Luciano D'Alfonso. Il collega parlamentare arrivato da Jesolo, onorevole Mario Pezzoli, sì, un grande amico di Giovanni Pace. Ed infine la nipotina Arianna, che è finita in lacrime, che ascoltiamo di qui a poco. Chiudiamo con il saluto di un battimano all'uscita di San Giustino, i suoi cittadini che l'aspettavano. Vediamo. Celebrazione di lode a Dio per la vita di questo defunto Pace, che è stato in mezzo a noi come esempio di fede, di bontà e di generosità. La nostra celebrazione di lode a Dio per la vita di questo defunto Pace, che è stato in mezzo a noi come esempio di fede, di bontà e di generosità. Don Elio, la ringrazio per questa possibilità che ci dà. Ringrazio i familiari che hanno acconsentito a questo minuto di ricordo che facciamo anche come figure istituzionali, volendo parlare di Giovanni Pace brevemente davanti all'Assemblea dei Fedeli, in un giorno che non è neutro né per la famiglia di Giovanni Pace, né per la città di Chieti, né per la provincia di Chieti e naturalmente neanche per la regione Abruzzo. Onoranze funebri evocano la memoria, la coltivazione della memoria collettiva, e si coltiva la memoria quando accadono fatti importanti nella vita di una comunità. Il termine del tempo della vita di una persona e l'inizio di un'altra fase è di sicuro un fatto importante per la comunità familiare e per quella complessiva di una città e di una regione. Io sono qui per dovere, ma anche per coinvolgimento sentimentale. Per dovere perché mi accomuna Giovanni Pace, come molti alla mia destra, davanti al mio sguardo, hanno avuto con lui in comune l'impegno istituzionale per la cosa pubblica. Poi abbiamo avuto in comune questo ruolo di guida dell'ente regione, ma ci sono anche per coinvolgimento sentimentale, che adesso provo a essenzializzare. Lui è un esempio per quanto riguarda la cultura della vita, cari sacerdoti. In un momento nel quale sembra quasi che si stia indebolendo la cultura della vita, lui la sua vita l'ha dedicata, lo sanno bene i suoi familiari, i suoi amici, le persone di Chieti e della regione, ha tolto un pezzo importante del tempo della sua vita, lo ha tolto agli affetti familiari, probabilmente agli interessi professionali, e ha dedicato questo tempo alle questioni degli altri. C'è un paesino in provincia di Pescara, Serra Monacesca, dove si fa distinzione tra chi è una brava persona e chi è una bella persona. Una brava persona è la persona che si occupa dei problemi di casa sua. Non litiga, non discute, non solleva questioni nei confronti degli altri. Una bella persona invece si fa carico delle questioni di casa sua e anche delle questioni degli altri, rendendo le questioni degli altri proprie. Ecco, Giovanni Pace, coltivando l'impegno pubblico, arrivando addirittura ad occuparsi di una questione pubblica anche quando è stato malato, lui mi è venuto a trovare rappresentandomi un problema della collettività di Chiesa. Io voglio dire, e concludo, che nell'antica Grecia ci fu un'antica questione: se un re potesse dire ad un suo ubbidiente di non salutare il padre. Quest'ubbidiente disse al re: nessuno mi può dire di non salutare mio padre, perché tu rappresenti la legge degli uomini e mi dici di non salutare mio padre, ma io sento dentro di me la legge di Dio, la legge umana,
che mi invoca, mi chiede, mi chiama di salutare mio padre e di onorarlo, facendo in modo che si sappia che mio padre non c'è più. Ecco, noi oggi abbiamo voluto salutarlo perché vogliamo che resti l'esempio della sua mitezza, della sua cordialità, della sua accoglienza. Io l'ho toccato con mano perché sono stato oppositore nei suoi confronti per 30 mesi all'insegna della civiltà. Dico queste parole anche in linea col convincimento del sindaco, del presidente della provincia e dei colleghi che sono con me in consiglio regionale. Una stretta di mano ai familiari. Per me prendo onore di ricordare Giovanni. Ricordarlo brevemente è difficile. Voi l'avete conosciuto molto meglio di me. Io vivo da Jesolo, da 600 km di distanza. Pure con Giovanni mi ha legato quel sentimento di amicizia che si può spiegare solamente con parole semplici. Io a Giovanni ho voluto bene, perché a Giovanni non si poteva non voler bene. Giovanni era quello che si mostrava, era quello che diceva, era quello che prometteva. Io in questi giorni, ma poi l'amicizia si è consolidata, e questo lo porterò sempre nel mio cuore, si è consolidata negli anni della sua sofferenza. E chi era Giovanni? Giovanni era un galantuomo, era un gentiluomo. E guardate che in questi anni, sentendo altri parlamentari, io sono stato eletto con lui indegnamente nel 94, era seduto al mio fianco. In questi anni, nei momenti in cui si sentiva con altri parlamentari, magari ricordavo Giovanni a questi. Poi questi giorni, nel momento in cui ho telefonato con gli amici che con noi avevano ricoperto quell'incarico istituzionale, dicendo che Giovanni era mancato, tutti hanno usato un'unica parola nel ricordarlo: era un galantuomo. E io sono onorato e fiero di essere stato amico. Grazie Giovanni. Il nonno era una persona eccezionale. Ricordo la domenica quando andavamo a mangiare a casa sua. Si metteva a parlare con mio padre e non la finivano più. Ricordo bene come gli piaceva il risotto ai funghi e il gelato. Ricordo che mentre stavamo pranzando pensava già al pranzo del giorno dopo. Gli piaceva uscire con i suoi amici al caffè Vittoria e ogni tanto lo incontravamo lì e questo ci rendeva felici. Ricordo che alle elementari mi veniva a riprendere a scuola il sabato con la sua espressione soddisfatto. Era bellissimo. Dietro la schiena, tutto impettito e sempre con la sua espressione soddisfatta. E beh, lui era un artista, lui amava il bello.